per la gita? Sì, sì. Bene. Niente, guarda, sembra. Non so come mi dirtelo, ma i polmoni non funziona mai, non parte mai. 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 No, non parte. È rotto. Mai. Tutti a piedi? Tutti a piedi allora? Tutti a piedi. Scendiamo, via, a piedi. Ci scendiamo, dai. Vabbè, ragazzi, andiamo a piedi, però è qua vicino. Ciao, mi chiamo Dario Bova, sono vicepresidente di Laiconet e insieme a Tiziana Piras, responsabile per i servizi socio-assistenziali per la cooperativa La Tarta Volante, e su segnalazione della collega Maura, abbiamo creato un qualcosa di veramente importante. Tutto è nato l'anno scorso, quando sono venuto a fare un giro, perché avevo deciso di vedere questa tarta volante importantissima a livello locale, ed è nato l'esigenza del, parlando di più del meno, appunto, di un pulmino, perché il pulmino che hanno oggi è un pulmino che ha dei seri problemi. Loro lo usano per andare in giro, fare varie iniziative. E quindi ho pensato, perché no? Noi abbiamo la Child and Family Foundation, che è un'associazione che opera a livello mondiale proprio per progetti in questo senso, che ho detto bene, sarebbe bello mettere in collegamento il tutto e fare in modo che grazie alla Child and Family Foundation, grazie anche a tutte le persone che sviluppano l'Iconet, arrivare a un certo punto a poter, come dire, comprare e regalare un pulmino nuovo, molto più funzionale, a questi ragazzi che ne hanno bisogno per varie iniziative e quant'altro. E così oggi è nato questo progetto che si chiama Un Pulmino Come Sogno, che sta già raccogliendo molte adesioni, e manca ancora tantissimo, ma sicuramente arriveremo a completare il nostro sogno. Giusto? Cosa vogliamo dire a chi ci sta ascoltando? Non vediamo l'ora di avere un pulmino nuovo. Per portarvi in vacanza con noi. Per fare gite, uscite, piscina, cinema, teatro, aiutateci a realizzare questo sogno. Quindi mi raccomando, tutti insieme facciamo qualcosa di grande per questi ragazzi, per realizzare il loro sogno, ossia avere un pulmino nuovo. Grazie a tutti.